Donatio, che era ammiraglio del sovrano Ruggero II. Durante il regno di Ruggero II, ma in realtà poi fu gran cancelliere del sovrano, per poi essere grande ammiraglio sotto Guglielmo I. Queste due chiese nascono a distanza l'una dall'altra di circa 10 anni, come cappelle private dei palazzi di questi ammiragli. Gli ammiragli erano una sorta di, se possiamo fare un confronto con insomma, il mondo che ci appartiene, il mondo d'oggi, ecco, la carica del grande ammiraglio era una sorta di carica di primo ministro del regno, quindi la figura più eminente del regno dopo il sovrano, dal punto di vista politico quasi appunto la più importante. Quindi avevano la facoltà e appunto il prestigio di poter far edificare chiese di questo livello. Sono cappelle di palazzo, ma del palazzo di Maria della Paglia non ci rimane più nulla, molto probabilmente perché quello che rimaneva fu completamente cancellato dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Siamo in una chiesa molto piccola e questo ci fa capire appunto che nasce per il culto proprio privato da parte di Simone d'Ammirato e della sua famiglia. La chiesa accanto, la Martorana, prenderà appunto questo suo secondo nome nel XV secolo, quando verrà ceduta dal Ponte Magnifico da Ravonna alle monache del monastero attiguo, a sua volta fondato da Eloisa e Goffredo Martorana. Quindi quella chiesa accanto a due nomi, semplicemente per questo motivo. Noi non abbiamo una vera e propria documentazione che attesti la committenza da parte di Maria della Paglia, lo deduciamo da altri elementi, un documento che ci parla di proprietà di Maione vicino alla chiesa del predecessore, dell'altro ammiraglio. La titolazione è Santa Tanto, un santo di origine irlandese, ma che poi divenne appunto vescovo di Taranto, quindi in qualche modo un santo legato alla terra, all'origine del grande ammiraglio. E poi queste tre cupole in asse, questo elemento longitudinale che contrasta con la spazialità centrica appunto di questa chiesa. Ecco, questo è un elemento architettonico dedotto dalle chiese, insomma, da alcune chiese pugliesi del Medioevo, come il Duomo di Molfetta. Per il resto queste cupole sono in tutto e per tutto simili appunto a quelle arabe, proprio perché questo è uno degli esempi più emblematici dell'architettura in stile arabo-normanno, voluta da committenza normanna, ma realizzata effettivamente da maestranze da architetti arabi. Quindi gli arabi erano appunto il popolo egemone nell'isola, prima che erano appunto quasi del tutto musulmana, prima che arrivassero i normanni come vassalli del Papa, quindi che ricristianizzarono l'isola, sottomettendo con la guerra gli arabi, però poi usufruendo in qualche modo della loro cultura. I sovrani si travestiranno in un certo senso da emiri, faranno realizzare da maestranze arabe le loro residenze fuori insomma le porte della città, le loro residenze estive, come la Zisa, la Cuba, il castello di Mare Dolce, lo Shiben, insomma. E per quanto riguarda l'architettura religiosa, utilizzarono anche lì delle maestranze musulmane. Ecco, questa è la peculiarità. Quindi, contrariamente a quanto a come possa sembrare, questa chiesa non è mai stata una moschea, è sempre stata una chiesa ma costruita da arabi. Abbiamo tre navate, come è tipico appunto negli impianti insomma basilicali delle chiese, tre cupole, quindi tutto richiama la Trinità, tre absidi, però appunto realizzati da arabi. Le tre navate sono divise da colonne, se guardate un attimo bene i loro capitelli troverete l'uno diverso dall'altro in quanto materiale di sfoglio di epoca romana, riutilizzate e reimpiegate, e come era comune che avvenisse insomma nel Medioevo, anche per risparmiare forze, energie e anche denaro. Abbiamo una tra le pavimentazioni più prestigiose, più ricche, più belle di questo periodo, che vuole essere una sorta anche di tappeto, che comunque per lei dall'ingresso della chiesa, non solo per considerare che c'era un distinto della sacralità e un edificio fantastico. E infatti il fedele viene in un certo senso guidato da queste forme geometriche, da questi colori. I colori, insomma, determinati da tipologie di marmi. Il porfido è un marmo egiziano, con il porfido venivano realizzati i sarcofagi dei faraoni, e con il porfido sono realizzati i sarcofagi dei sovrani normanni che si trovano nella cattedrale di Palermo, proprio per richiamare il prestigio e le ambizioni dei sovrani, che addirittura chiamavano le maestranze bizantine per fare realizzare le decorazioni così alle pareti, come accade alla Martorana, alla Cappella Palatina
proprio perché il riferimento culturale comunque di Costantinopoli era quello più prestigioso. In questa chiesa non abbiamo i mosaici alle pareti, non abbiamo un apparato decorativo. È molto spoglia e molto probabilmente perché il grande ammiraglio Maione non fa in tempo a far completare la decorazione musiva né a fornire un apparato iconografico perché viene assassinato in una congiura di palazzo. Il periodo di Guglielmo, insomma, del re, del sovrano Guglielmo fu un periodo abbastanza truculento del regno normanno, tanto che il sovrano passerà la storia come Guglielmo Mano, in opposizione appunto al figlio che sarà il committente insomma del grande cantiere monrealese, e il figlio verrà appunto soprannominato Guglielmo il Buono. È in questo periodo di forti contrapposizioni fra la nobiltà locale e il potere assoluto del sovrano perde la vita Maione da Bari, quindi molto probabilmente non si fa in tempo a far completare la decorazione musiva, la chiesa e i beni di Maione vengono sequestrati dalla corona, la sua famiglia è imprigionata proprio per evitare che potessero essere uccisi. E passando la corona poi successivamente passa al successore, l'altro grande ammiraglio che gli succede, Silvestro Conte di Marsico. Anche lui non darà un apparato iconografico, non lo fornirà, ma suo malgrado qui lascerà una traccia perché farà qui seppellire la propria figlia Matilde, una bambina morta ad appena 9 mesi. Abbiamo lì un epitaffio di latino che ci ricorda ed è proprio quello a parlare. Siamo nel 1161, la bambina è nata nel giorno di Marte, è ritornata al cielo nel giorno di Marte e ha vissuto 3 volte 3 mesi, quindi aveva appena 9 mesi. Dopodiché questo edificio passa, viene far colorare di rosso le cupole. Non so se avete visto dall'esterno, l'esterno delle cupole è rosso o comunque un rosso grigio. Ecco, questo fu un errore di interpretazione da parte dell'architetto che ne trovò un frammento di colore rosso pallido, cioè un colore che non è più scuro. In realtà era venuto il contrario, il bianco degli archi si era alterato prendendo rosso pallido. L'architetto quindi insomma ha degradato ormai un po' l'immagine della nostra città, perché sempre per lo stesso motivo, per il percorso tra virgolette di Patricolo, le cupole di San Giovanni e dei Rebiti sono anche stesse, quindi un po' ormai è un po' l'icona della città. Tant'è vero che la chiesa accanto, la Martorana, è stata ristrutturata da meno di un anno, scendendo giù, guardando la parte originale dell'edificio, che quella che diciamo precedente è questa, sul tamburo campeggia una cupola collegata appunto alla beneficenza e alla beneficenza soprattutto per la minoranza cattolica in Terra Santa. In Terra Santa quella cattolica è davvero una minoranza all'interno della stessa chiesa. Quindi una parte del biglietto che si è pagato, oltre a far rimanere questo luogo, permettere che questo luogo rimanga aperto, tra l'altro fra un po' l'inserno proprio di essere il pavimento grazie proprio ai momenti della biglietteria, in parte vengono inviati in Terra Santa con sostentamento per questa minoranza e per l'ordine dei frati minori francescani che custodiscono i luoghi della cristianità italiana, insomma delle ultime crociate. E i cavalieri fecero aggiungere i capelli, cioè scusate, le colonnine alle absidi e le diere alle finestre che sono in gesso con motivi rabbiosanti, cioè per sembrare l'Italia del Medioevo, e a quell'epoca per me è stata diciamo reinterpretata come momento di connubio fra arabi normanni, in realtà è un connubio più che altro diciamo che è venuto, una tolleranza che è venuta più che altro nelle arti più che nella vera e propria politica. Ecco, quelle che in realtà sono degli anni 40 del secolo scorso, ma nascono sempre su indicazione dell'architetto Patricolo, che aveva inventato un po' questo stile che comunque in qualche modo caratterizza la nostra città. L'ultima...